9 andrebbe ad agganciare il Cosenza all'ottavo posto. Marconi salta, Maestrello meglio di lui. Minuto 101. Che schifo. Si gioca ancora. Che schifo. In anticipo, poi Vita, che ha giocato una gran partita di corsa e di sacrificio. Maestrello qui non arriva, sbilanciato da Lund, Marconi va direttamente da Pigliacelli. Una vergogna clamorosa oggi, raga. Clamorosa. Lungo. Clamorosa. Continua a lanciare palloni a caso, a caso. A caso, a caso, a caso. Facciamo cose a caso. Oggi tutto il tempo solo cose a caso, ragazzi. Secondo tempo imbarazzante, ragazzi, imbarazzante. Un primo tempo dove provi a giocare, nel secondo tempo non scendi in campo. Non scendi in campo. Non scendi in campo, porca troia. E meriti di perderla, santa madonna. Meriti di perderla sta cazzo di partita. La meriti di perdere. La meriti di perdere, punto. La meriti di perdere. Ci fermiamo per qualche secondo su È finita Cittadello-Palermo. Palermo-Cittadella. Ragazzi, se la partita col Brescia ci ha fatto dire a tutti, ragazzi, bene, ma anche se gli gioca male sti cazzi, arrivate il risultato. Provi a giocarti 45 minuti contro il Cittadella, i primi 45 minuti, dove metti praticamente la formazione quasi dell'anno scorso, per la maggior parte, di giocatori interno in campo. Per 45 minuti provi un calcio diverso. Provi a non fare lanci lunghi a caso. Lucio non ha fatto un lancio. Pigliacelli avrà fatto due lanci ad allargare. Nel secondo tempo, dopo un primo tempo, ripeto, discreto, tra un po' vomito, lo schifo che ho visto, discreto. Nel secondo tempo non scendiamo in campo. Non abbiamo fatto un tiro in porta contro il Cittadella in casa nostra. Non abbiamo fatto un tiro in porta contro il Cittadella in casa nostra nel secondo tempo. Questo è quello poi che ci meritiamo. Prendere gol al 98esimo è quello che ci meritiamo. È quello che ci meritiamo. Abbiamo fatto 4 tiri in 45 minuti nel primo tempo, un tiro in porta in tutta la partita. 100 minuti di partita, 100 minuti di partita, e per ben quasi un'ora, 60 minuti quasi, nel secondo tempo, non abbiamo fatto un tiro verso la porta. Un tiro. Ma io a volte mi chiedo, no? Ma serve Corini per fare un tiro in porta? Serve un allenatore? Nel calcio. Poi non deve bestemmiare in tutte le lingue del mondo. Ma nel calcio? Serve allenatore per farti calciare in porta? Deve essere allenatore a dirtelo? Deve essere lui a dirti calciate verso la porta? Perché se magari il mister ti dice non calciate verso la porta, Elodie, proprio adesso devi partire, amore. Adesso la pubblicità di Elodie. Sì, amore, sei bellissima, però non è il momento. Deve essere il mister a dire, ragazzi, tirate. Nel calcio è un allenatore che ti dice, fate questo, fate quello. Ma poi in campo chi cazzo è che ci deve mettere i coglioni per giocare? È finita. È finita, ragazzi. Dopo questa partita abbiamo capito diverse cose. Dopo questa partita abbiamo capito diverse cose. Abbiamo capito che una squadra di nuovo, anche se c'è qualche personalità forte in questo momento all'interno dello spogliatoio, mentalmente ha paura, perché al 70esimo sullo 0-0 tu hai avuto paura di perdere quella partita, hai detto piuttosto mi accontento del pareggio, perché è successa una cosa del genere, e non fai prestazione, non fai la prestazione. E lo so che siamo arrivati a 5 minuti del video, il video doveva partire, ma ero ancora in diretta, siamo ancora in diretta sulla piattaforma YOL. Il video doveva partire con Corini sì o Corini no?
Perché ragazzi, quest'oggi non si poteva perdere la partita. Quest'oggi non si poteva nemmeno pareggiare questa partita. Perché se anche, come dico io, il nostro obiettivo non è il primo posto, il Parma ha perso, sti gran cazzi, non ce ne deve fregare assolutamente nulla. Se il nostro obiettivo non è il primo posto, ma è comunque stare tra il secondo e il quarto posto, se dovessimo arrivare secondi, è come vincere il campionato. Tu, queste partite, non puoi giocarle. E mi arriva notizia, spero che qualcuno mi dia conferma o non conferma, lo stadio, non so che parte dello stadio, lo stadio ha urlato Corini vattene via. Non so se è vera questa cosa. Fatto sta, ragazzi, che penso che neanche il video, cioè che neanche il video, scusate, stavo leggendo la chat, che neanche che la colpa sia di tutti. La colpa è di tutti, ragazzi. La curva ha cantato Corini vattene, ragazzi. In questo momento si è rotto qualcosa, definitivamente. Non si è rotto prima, ma se la curva ha intonato Corini vattene, è arrivato quel momento, secondo me. Perché, ragazzi, non dare... E io questa cosa me ne ero accorto contro la Samp. Contro la Samp l'avevo detto a qualcuno con cui ho parlato, che li vedevo troppo strani, che vedevo che non correvano, che non si impegnavano, che non lottavano. In questo momento c'è caos. E io spero, se dovesse succedere quello che tutta la piazza si augura in questo momento, anche se l'obiettivo primario della piazza penso che sia voi non vuoi, l'obiettivo finale, e non chi allena o chi gioca. Però ora come ora serve un cambio di rotta. C'è la pausa adesso, 2 settimane di pausa. E... Decideranno cosa fare. Perché se anche gli ultra sono schierati contro, ragazzi, mi sa che è arrivato quel momento. Ma purtroppo nel calcio il tempo e i risultati in primis sono le cose più importanti. Tu quest'oggi non potevi permetterti, anche giocando male, non potevi permetterti di non vincere questa partita. Non potevi permetterti, perché il calcio è uno sport di gruppo, perché non è soltanto colpa dell'allenatore, ma di certo, ragazzi, diciamocelo chiaramente, non puoi cambiare 20 giocatori, perché magari è il pilota quello che non sta riuscendo a farli giocare bene. Quindi non sono mai stato per gli esoneri, però ragazzi, arrivati a un certo punto, la pazienza purtroppo ha un limite. Io vi ringrazio, ditemi la vostra. Io oggi mi sarei accontentato di vincere, portarmela a casa giocando di merda, e non fare un primo tempo dove abbiamo provato a fare tutto quello che c'era da fare e poi non giocare il secondo tempo e perdere in casa contro il Cittadella. È una cosa che non perdono, che non mi perdono, ed è una cosa che non vorrei più rivedere, perché in casa, davanti a quel pubblico che canta sotto la pioggia, tu non puoi uscire dal campo con una prestazione del genere. E ripeto che per me pagherà il mister, perché pagherà il mister, perché il calcio funziona così, è sempre stato così, ma la colpa è di tutto, perché per 45 minuti, anzi per 60 col recupero, tu giocatore messo in campo non puoi non dare il 1000 per 1000. Basta ste prestazioni, basta, dovete onorare quella maglia che indossate. Un abbraccio a tutti, sempre Forza Palermo, ragazzi.